Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Giorgio Arienti, General Manager di Aerion We. Buongiorno. Aerion ha recentemente partecipato a un'iniziativa in collaborazione con Samsung per sensibilizzare i cittadini di Milano sui rifiuti elettronici e precedentemente aveva anche collaborato con AMSA. Quindi intanto le chiedo, ci parli un po' di Aerion We. Che cos'è? Che cosa fa? Sì, Aerion We è un consorzio costituito dai principali produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, quindi di tutti gli oggetti che utilizziamo abitualmente per vivere nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, che si sono messi insieme perché la legge li obbliga a occuparsi anche della parte finale del ciclo di vita dei loro prodotti, cioè quando i loro prodotti diventano rifiuti, questi produttori attraverso Aerion We si preoccupano di smaltire in modo corretto le sostanze inquinanti che sono presenti e di riciclare quanto più possibile le materie prime di cui questi rifiuti, RAE, rifiuti elettrici e elettronici, sono costituiti, ferro, rame, l'alluminio e la plastica. Questo è il nostro mestiere, lo facciamo in tutta Italia, lo facciamo con buoni risultati, gestiamo ogni anno circa 300.000 tonnellate di rifiuti elettrici e elettronici, da cui ricaviamo circa 250.000 tonnellate di materie prime. In che cosa ha consistito l'iniziativa che avete fatto con Samsung? Sì, Samsung è uno dei nostri soci, uno dei produttori che hanno dato vita al consorzio Aerion We, che ha deciso di fare una giornata di sensibilizzazione di un gruppo di studenti delle scuole superiori milanesi, in modo tale da spiegare a questi ragazzi i concetti di sostenibilità ed economia circolare e contestualmente promuovere presso la loro sede di Milano una raccolta straordinaria dei piccoli RAE, degli oggetti che abitualmente noi utilizziamo in modo molto molto intensivo e poi ci dimentichiamo nei nostri cassetti, i caricabatterie, i cellulari, qualche volta i PC, le radiosveglie, gli spazzolini elettrici. Siamo degli accumulatori seriali, usiamo tanto questi apparecchi, poi quando diventano rifiuti li cacciamo in un cassetto, se va bene, e ce ne dimentichiamo, se va male, se va peggio, li buttiamo nel sacco nero della spazzatura indifferenziata e così perdiamo ogni possibilità di riciclare materie prime. E quindi quale sarebbe il modo più giusto per riciclare questi rifiuti? Ciascuno di noi ha due possibilità che la legge prevede per un corretto smaltimento e purtroppo sono due possibilità poco utilizzate e poco conosciute. La prima è di avvalersi dei servizi messi a disposizione dei nostri comuni, degli enti locali o delle aziende di igiene urbana che lavorano per i comuni. A Milano, per esempio, AMSA, con cui, come ricordava lei, abbiamo fatto una serie di iniziative di sensibilizzazione e di raccolta. Quindi abbiamo la possibilità di portare i RAE alle isole ecologiche comunali, oppure per i grandi elettrodomestici abbiamo la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio. Quindi possiamo innanzitutto, come prima cosa, avvalerci dei servizi messi a disposizione dei nostri comuni. La seconda possibilità, ancora meno nota, è quella di avvalerci dei negozianti. La legge prevede che i negozianti siano obbligati al ritiro del rifiuto elettronico quando acquistiamo un'apparecchiatura equivalente, quindi un frigorifero con un frigorifero, una lavatrice per una lavatrice, un tostapane per un tostapane. Se portiamo al negoziante o se il negoziante viene a casa nostra a consegnare la nuova apparecchiatura, possiamo gratuitamente dargli il rifiuto equivalente. Si chiama ritiro 1 contro 1, non è molto conosciuto, non è molto utilizzato. Ma i negozianti sono obbligati anche a ritirare gratuitamente le piccole apparecchiature fino a 25 cm di dimensione massima, anche quando non compriamo niente. Si chiama ritiro 1 contro 0, è un obbligo che la legge prevede per i grandi negozi, per tutti i negozi specializzati, quelli a cui andiamo a comprare appunto apparecchiature elettriche elettroniche, e purtroppo non lo conosce quasi nessuno. Quindi noi abbiamo la possibilità di prendere lo spazzolino, il caricabatterie, il cellulare, la radiosveglia, portarle in uno di questi grandi negozi, lasciarle lì gratuitamente anche quando non compriamo nulla. E perché queste possibilità sono così poco note? Perché nessuno le mette in atto e le conosce? Perché purtroppo sul tema dei rifiuti elettrici e elettronici fino ad oggi si è fatta poca comunicazione. La comunicazione spetterebbe alle istituzioni. Purtroppo non abbiamo mai visto una campagna di pubblicità progresso sui rifiuti elettrici e elettronici. Bisognerebbe spiegare sui mezzi di comunicazione di massa cosa sono i RAE, come si smaltiscono correttamente, perché è importante smaltirli. Per questo motivo Aerion We ha deciso nel 2022 di fare una serie di iniziative di comunicazione, una delle quali è quella che abbiamo appena raccontato, per spiegare in modo più
chiaro, in modo più semplice al grande pubblico il tema del RAE, dell'economia circolare e del riciclo. E quindi abbiamo per esempio fatto con AMSA sul territorio milanese nel mese di novembre una campagna di comunicazione che ha previsto 700 affissioni sui mezzi pubblici in città, un'iniziativa in circa 60 scuole del territorio milanese e quasi 40 giornate di raccolta dei piccoli RAE che hanno portato alla raccolta di oltre 4 tonnellate di rifiuti. Quindi abbiamo deciso come consorzio di fare un'attività che spetterebbe a qualcun altro, come dicevo, per cercare di sensibilizzare tutti noi cittadini sull'importanza di non sprecare materie prime importanti, soprattutto per un paese che non ne ha, non abbiamo miniere, materie prime importanti come appunto il ferro, l'alluminio, il rame e la plastica. Certo, e quindi secondo lei a chi spetterebbe invece questo compito di comunicazione? Ma la comunicazione deve essere fatta dalle istituzioni, così come una volta si parlava di educazione civica, così come dalle scuole. Cioè noi crediamo che oggi educare dal punto di vista ambientale sia un compito a cui lo Stato non può sottrarsi. Noi suppliamo, o cerchiamo di supplire per quello che riusciamo, una carenza dello Stato, ma continuiamo a insistere affinché le istituzioni facciano qualcosa in più di quanto hanno fatto fino ad oggi. Le campagne di pubblicità progresso sono state inventate proprio per cercare di arrivare nelle case dei cittadini, magari in prima serata, a raccontare qualcosa di importante per il nostro futuro, importante dal punto di vista ambientale, importante dal punto di vista economico. Un concetto come l'economia circolare credo che sia lontanissimo oggi dalla sensibilità del cittadino comune. La necessità di non sprecare, di riutilizzare ciò che abbiamo già utilizzato una volta, di riciclare le materie di cui sono composti gli oggetti che utilizziamo normalmente, questi concetti sono davvero molto lontani, nonostante sia sempre più evidente che il pianeta ha qualche problema e ha qualche certo. problema a garantire un futuro a tutti noi. Quindi cerchiamo di supplire a questa mancanza, secondo noi, delle istituzioni facendo campagne di comunicazione. L'abbiamo fatta appunto con AMSA Milano, l'abbiamo fatta con AMA, la municipalizzata di Roma, l'abbiamo fatta a Napoli con ASIA, con ottimi risultati, la faremo a Torino, la faremo a Bologna. Abbiamo fatto advertising sulle testate generaliste, sui principali magazine italiani, proprio con l'obiettivo di cercare di spiegare in modo un po' più esteso che, come abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata della carta, della plastica e del vetro, dobbiamo imparare a fare anche la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, i RAE. Certo, e in che modo possiamo convincere le istituzioni a prendere il loro ruolo in queste campagne di comunicazione? Insistendo tutti, insistendo, noi facciamo la nostra parte, abbiamo colloqui costanti con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, insistendo affinché si assumano questo compito e questa responsabilità, spero che anche pressioni, per quanto possibile, da parte dei media aiutino a convincere le istituzioni dell'importanza di ritornare a fare un po' di educazione civica e soprattutto sul tema ambientale. Certo, e per quanto riguarda la città di Milano, secondo lei come si stanno comportando nei confronti dei rifiuti elettronici? Non malissimo, ma non benissimo. Okay. Noi abbiamo un dato che riassume il comportamento dei diversi cittadini, che è la quantità di rifiuti pro capite che riuscirai, pro capite che vengono gestiti in un anno, quindi quanti chili per ogni abitante ogni anno, e la Lombardia, io ho il dato lombardo, è a 6,5 chili per abitante, con una media nazionale che è di 6,1, quindi la Lombardia è leggermente al di sopra della media nazionale, ma ci sono regioni che stanno molto peggio, non so, la Campania sta a poco più di 3 kg per abitante, quindi metà di quello che fa la Lombardia, ma ci sono regioni che stanno, direi, decisamente meglio, per esempio la Valle d'Aosta, che è vero che è piccolina, fa 9,5 kg per abitante, la Sardegna ne fa 9,8, ma una regione popolosa come la Toscana, relativamente grande come la Toscana, ne fa oltre 8 e l'Emilia Romagna ne fa oltre 7, quindi la Lombardia è leggermente al di sopra della media nazionale, ma si può fare di più.
Si può fare certamente di più. E invece, secondo lei, i cittadini di Milano hanno questa sensibilità sensibilità nei confronti dei rifiuti elettronici o c'è una mancanza di conoscenza anche qui a Milano? Credo che ci sia un livello di consapevolezza e di conoscenza superiore a quello medio italiano, soprattutto perché il servizio sul territorio e da parte di AMSA e le iniziative fatte con AMSA in qualche modo hanno già posto all'attenzione dei cittadini italiani questo tema. Però io credo che non basti una campagna che è durata un mese come quella che abbiamo fatto noi in novembre, o le iniziative di raccolta, dicevo una quarantina di iniziative di raccolta, per risolvere una volta per tutte un'abitudine, di comportamento che non è ancora perfettamente in linea con quanto dovrebbe essere. È molto facile essere disattenti, è molto facile dimenticarsi i piccoli RAEE nel cassetto. In altri territori purtroppo è anche molto facile, in altri territori, non quello milanese, è anche molto facile che accada che in mancanza di servizi di raccolta domiciliare, come quelli che AMSA fa, quando uno deve buttare via il frigorifero o la lavatrice, chiama il primo svuota tutto, svuota cantine, robi vecchi, come si vuol chiamare, e gli affida anche il frigorifero, la lavatrice, oltre al materasso e la rete del letto. In questo caso, certamente quel rifiuto viene riciclato male o non viene riciclato affatto. Quindi dobbiamo ricordarci che, soprattutto a Milano, dove appunto i servizi di raccolta domiciliare ci sono, dobbiamo avvalerci di questi servizi per disfarci dei grandi RAEE, delle grandi apparecchiature ettiche elettroniche. Bisogna chiamare AMSA, bisogna farseli venire a ritirare, oppure, come dicevo prima, quando si compra un'apparecchiatura nuova bisogna avvalersi del ritiro uno contro uno da parte del magazzino. Ok, allora io la ringrazio molto di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro e una buona giornata. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Buona giornata.